Adesso è l'1:26, Alessandra Piz ha cominciato a respirare da qualche minuto, perché la notte bianca della letteratura e dell'arte di Galatina 2009 è finita. Sì, iniziamo a respirare, veramente siamo stati con il fiato tirato per queste 4 ore di manifestazione, questa seconda edizione che noi ci credevamo tantissimo noi, ci è creduto moltissimo il Comune di Galatina, ci è creduto altrettanto la Regione Puglia quando ovviamente ha finanziato questa iniziativa, e ci hanno creduto moltissimo gli ospiti che quest'anno sono stati puntuali, professionali e hanno portato veramente lustro a questa manifestazione in una città bellissima che ancora una volta non ha smesso, insomma, di stupire. Abbiamo visto una piazza in silenzio ascoltare Claudia Coll e Bentivegna. È stato un momento toccante, direi. Te lo aspettavi? Beh, era un po' nello spirito di questa edizione. Ovviamente gli appuntamenti sono stati selezionati con grandissima accuratezza. Ovviamente ogni ospite era destinato ad un pubblico diverso. Abbiamo cercato appunto di accontentare pubblici generici, pubblici target differenti, però è vero che qualsiasi appuntamento era senz'altro ricco di pathos e di originalità. Quello di Claudia Coll, soprattutto per la sua presenza nel Salento, una presenza insomma abbastanza poco usuale, ha portato veramente un punto alto all'interno di questo programma, caratterizzando questa iniziativa con un momento di introspezione molto forte. Anche gli altri appuntamenti, Veneziani, Franco Di Mare. Sì, un programma abbastanza fitto e per noi organizzatori forse veramente questa è l'edizione che meglio di qualunque altra ripaga uno sforzo lunghissimo, perché nessuno immagina quale sia la fatica dietro un evento così grande, così pieno di iniziative diverse e così pieno di persone che poi devono necessariamente interagire ed integrarsi. Quindi una grandissima soddisfazione, ma la soddisfazione più grossa è quella ovviamente che si legge nella faccia del pubblico e quella negli ospiti che hanno dato già una disponibilità a essere presenti a Galatina allora quando questa città deciderà di aprire ancora una volta le porte di loro. Luana e Luxuria, un collegamento alla cronaca, no? Beh, veramente questa è una notizia da prima pagina, io infatti ho detto che se avessi fosse stata programmata senz'altro avremmo avuto qui i rotocalchi o le testate giornalistiche di tutta Italia, invece è stata veramente una cosa improvvisata, la presenza di Luxuria ovviamente era annunciata e così come era annunciata la data della Notte Bianca, nessuno poteva immaginare che proprio in questi giorni si sarebbe svolta questa vicenda di cronaca che ovviamente ha interessato non soltanto le pagine locali ma quelle nazionali, quindi è evidente che è stato un combinato disposto di fattori che ha giocato bene a questa città, soprattutto per la possibilità in un evento come questo di affrontare un argomento così caldo, per certi versi molto delicato, ma che forse va necessariamente affrontato. Finiranno le polemiche allora? Si riferisce a quella di Luana e di Luxuria o a quella della Notte Bianca? Quale vuoi? Beh, guarda, io mi auguro che in genere la vita finisca sempre la polemica, perché gli atteggiamenti devono essere costruttivi. Speriamo che questa volta sia servita e possa servire anche in futuro ovviamente per costruire piuttosto necessariamente per fare del disfattismo fino a se stesso. Grazie. Grazie a voi.